Madonna mia, io sono un po' un esperto di neofascismo, l'ho studiato, ho fatto anch'io un'inchiesta sui giovani neofascisti qualche anno fa. Madonna che noia, cioè nel senso avrei potuto utilizzare diciamo il tempo della mia gioventù meglio. Una delle cose che ho capito diciamo nel neofascismo che è diverso dal fascismo. Ma le è piaciuta intanto questa cosa della Meloni, queste frasi, vediamo nel merito. Allora, facciamo tanta Meloni, paura chi vuol allora, difendere lo Stato. Allora io conosco veramente il neofascismo dagli anni 70, l'ho studiato bene eccetera eccetera. Allora, se uno va in una qualunque sezione di qualunque partito giovanile di destra, la prima cosa che ti insegnano è la doppia morale. C'è una comunicazione esterna e c'è una comunicazione interna. Quindi è prassi, lei dice. Non è soltanto prassi, è l'educazione a una doppia morale. Ma perché? Diciamo, non è semplicemente una forma di ipocrisia. Noi non capiamo il neofascismo se non capiamo che il fascismo essenzialmente è una specie di religione. Infatti, appunto, anche i riti, il cameratismo che adesso veniva così. Ed è una religione perché si pensa, come nelle religioni, che per esempio i morti marciano con noi, che c'è la patria oltre la morte, che in qualche modo i martiri degli anni 70 sono i nostri fratelli maggiori, eccetera, eccetera. È un dio scemo il fascismo, e lo dico appunto perché ci sono, come dire, tanti fanatismi, però il fanatismo del fascismo è veramente un dio scemo. Quindi quando Meloni dice questa cosa, riporta questa roba qui, non fa altro che dire quello che ha detto lei da quando è una ragazza e che hanno detto i suoi camerati più grandi, e cioè facciamo una doppia morale tra di noi, nella sezione, nelle cene, eccetera, eccetera, c'è una serie di riti che fanno parte, appunto. In alcune occasioni questi riti si fanno anche pubblicamente, che ne so, il presente a Calarenzi o altre cose del genere, perché quei riti lì sono fondamentali di quella religione. Poi c'è una comunicazione esterna. C'è questa conseguenza di tenere questa parte oscura. Ma assolutamente. In qualche modo. Io sono andato. La scempiaggine, diciamo, al di là dell'espressione. Senso, chiunque abbia conosciuto i campi Hobbit, il neofascismo, e quella roba lì, c'è sempre questa cosa qui. E questa la accomuna anche con altri movimenti che non sono la stessa però cosa. Però oggi Meloni dice: prende carta e penna e alla sua comunità politica. Adesso voglio poi risentire Molinari anche quella la comunicazione dice... esterna. È sempre. Ma lei così. È sempre doppia, secondo certo. lei? E il neofascismo si basa su questa cosa, il fascismo si basa su questa magari cosa. Lei però crede veramente che sia necessario portare il suo partito su un'altra se lo vediamo, sponda? Se lo vediamo negli atti di Fiuggi, con gli atti di Fiuggi c'era addirittura Sennet cioè, a Fiuggi. Lei non crede alla traversata nel deserto perché, che evocava Molinari, che poi, però è lunga. Se noi invece diciamo. Andiamo a leggere un'altra quantità gigantesca di documenti che fanno parte della storia del neofascismo contemporaneo, compresi quelli che alle volte scrive Meloni per i suoi, per esempio il libro che ha scritto sulla mafia nigeriana. Che altro è quel libro lì?